Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Municipio X. Prima di conoscere l'ospite di oggi, guardiamo insieme il sommario della puntata. Oggi ci occuperemo insieme a Simone Zambelli, presidente del Municipio 8, di edilizia scolastica, corso Sempione, volontariato e poi ancora avremo le nostre voci da marciapiede oggi del Comitato Villa Aperta. Allora diamo il benvenuto al nostro ospite, buonasera Presidente Zambelli. Buonasera a tutti. Grazie per essere con noi e grazie per essere pronto ad affrontare il nostro quiz presidenziale. Speriamo di metterla in difficoltà un po'. Speriamo di no. Guardiamo la domanda di oggi. La domanda che le sottoponiamo è: quale di questi parchi non è nel territorio del Municipio 8? Parco Testori, Parco Baden-Powell oppure Parco Industria Alfa Romeo? È troppo facile, Parco Testori a Villa Pizzone, quindi è nel Municipio 8, Parco Industria Alfa Romeo è al Portello, il Parco Baden-Powell credo che sia in Municipio 6. Vediamo se la risposta è esatta. La risposta è corretta, per cui purtroppo non l'abbiamo messa in difficoltà, però si guadagna così la parola, lasciamo a lei la discussione del tema dell'edilizia scolastica. Allora, grazie tantissimo per l'opportunità che ci viene data. Allora, l'edilizia scolastica rappresenta una di quelle tematiche che rende davvero la città migliore e vivibile, perché tutti i cittadini di Milano dagli 0 ad almeno ai 18 anni passano gran parte delle loro giornate all'interno di strutture scolastiche. Strutture scolastiche che dal ciclo dell'asilo materna, elementare e medie sono in capo al Comune di Milano e purtroppo non sempre queste strutture sono all'altezza del compito. Noi come Municipio 8 abbiamo investito tantissimo sul tema dell'edilizia scolastica. Insieme a me hanno lavorato la vicepresidente del municipio Giulia Pelucchi, il presidente della commissione educazione e edilizia scolastica Giovanni Del Genio e tanti altri consiglieri, con alcuni ritardi ma sicuramente non senza l'impegno massimo possiamo dire che un po' di risultati adesso li abbiamo cominciati davvero a portare a casa. Alla fine della primavera, prima dell'estate, verrà inaugurata finalmente la nuova scuola di via Matilde Viscontini. Stiamo parlando di una nuova scuola nel quartiere di Trenno, proprio all'interno del parco, una nuova scuola, la prima scuola nella città di Milano costruita in bioedilizia, ciò vuol dire con materiale prevalente il legno, con una palestra straordinaria, con una struttura complessiva all'avanguardia. E di questo ne andiamo molto fieri, un investimento molto importante da parte dell'amministrazione comunale in un quartiere di periferia con una nuova grande scuola pubblica. Assieme a quello abbiamo fatto partire il cantiere della nuova scuola di via Brocchi, con lo stesso sistema, siamo in attesa degli ultimi risultati della bonifica del terreno, ma anche lì verrà costruita una nuova scuola in bioedilizia. Stessa cosa per la scuola di via Magrelio, nel quartiere, nella zona di via dei Cignoli, lungo viale Certosa, e abbiamo messo in cantiere la costruzione di una nuova scuola nel parco di Cascina Merlata, nel nuovo quartiere che è sorto proprio al confine con il comune di Pero. A questo si accompagna una manutenzione degli edifici esistenti e un loro riammodernamento. Proprio in questa consigliatura abbiamo concluso il rifacimento della scuola materna di via Chiarelli e concluso il rifacimento della scuola materna di via Lampugnano. In questo, oltre a questo, abbiamo messo in cantiere tanti altri interventi. Noi crediamo che la città è fatta sì di grandi opere, come possono essere la costruzione di nuovi palazzetti dello sport per le Olimpiadi, una nuova linea metropolitana, ma ciò che cambia veramente la qualità della vita della città sono le piccole opere. E in queste piccole opere ci sta l'edilizia scolastica. Anche perché mai quanto in questo periodo i bambini, i stessi ragazzi hanno dimostrato l'attaccamento alla scuola, cioè il bisogno della scuola proprio come spazio di vita. Assolutamente, assolutamente, e grazie per questo assist.
bisogna fare molto di più rispetto a quello che si sta facendo sul tema della ripartenza della scuola e la ripartenza nell'ambito dell'educazione, perché se c'è proprio una categoria che ha sofferto più di altre il lockdown sono i ragazzi, e per ragazzi intendo tutti, quindi dalle scuole elementari, le medie e i licei. Sì, io se solo penso a quello che ho fatto io durante il periodo delle medie, del liceo, dove passavo la gran parte delle mie giornate, della mia vita fuori dall'ambito domestico, dalla mia famiglia, giocando a pallone, andando a scuola, e penso a quello che è la loro vita oggi, mi dispiace molto per loro. Anche perché noi diamo per scontato che scuola voglia dire libri e studi, in realtà no, è proprio un universo a sé che ha tanti significati. Assolutamente, vuol dire relazioni, vuol dire sport, vuol dire momenti di aggregazione con le parti dei propri pari, dei propri coetanei, e di questo ne soffrono molto, e secondo me bisogna davvero fare molto di più di quello che si è fatto. Sono d'accordo, grazie per la riflessione e per la spiegazione. Insomma, io sono un po' il mezzo tramite cui spieghiamo ai cittadini quali sono i lavori, insomma le novità del municipio, e tutto ciò che riguarda la scuola oggi è veramente fondamentale. Parlando di scuola, parliamo anche di comunità, ed è per questo che la interrompo un attimo, perché vorrei mandare un video dei nostri amici di Swapush, certo, che sono ormai arrivati al terzo appuntamento della nostra collaborazione, perché ci piace parlare insieme di aiuto, di sostegno, di cooperazione. Ciao a tutti, nella scorsa puntata abbiamo parlato del perché il baratto è strettamente connesso a Swapami. Oggi vi voglio spiegare come funzionerà il nostro negozio. Prima di tutto, Swapami funzionerà tramite gli oggetti e tutti gli articoli che voi vorrete portarci. Li valuteremo come un negozio di second hand in pillole, che sarà la nostra moneta virtuale. Pagheremo in pillole in modo diretto tutti i capi che andremo a ritirare e che poi andremo ad esporre, appunto, con un prezzo che sarà valutato in pillole. Per acquistare, in gergo tecnico, nel senso che poi sarà effettivamente un baratto, dovrete utilizzare l'applicazione Swapush. Troverete la parte dedicata al negozio, individuerete il capo, l'oggetto che sarà di vostro interesse, e per procedere all'acquisto dovrete utilizzare le pillole concludendo la transazione online per poi venirla a ritirare direttamente in loco. Il funzionamento è molto semplice dell'app ed è lo stesso che applicheremo per il negozio. Le persone pubblicano i loro oggetti, danno un valore in pillole, e le persone interessate fanno una proposta di transazione attraverso una schermata di negoziazione molto semplice dotata di chat, fanno un'offerta relativa alle pillole che vengono richieste. Si può comprare in pillole o semplicemente proponendo oggetti in scambio, pescandoli dalla propria vetrina. Quindi sarà fondamentale per tutti, per negoziare o acquistare attraverso Swapami, avere delle pillole accumulabili. E quindi come si fa? O le prendete direttamente dal negozio portandoci cose, oppure postando sull'applicazione Swapush e accumulandole per utilizzare comodamente attraverso il vostro portafoglio. Se avete domande o curiosità, scriveteci a info@swapush.com. Allora, grazie Serena per le tue belle parole, speriamo di aver lanciato un messaggio positivo, e adesso torniamo al presidente che ci parlerà di Corso Sempione. Cioè, noi abbiamo riassunto così, però lascio la parola a lei così ci spiega meglio. Grazie, allora abbiamo, diciamo, è un piacere parlare non solo di argomenti che fanno felici tutti. E Corso Sempione ha destato grandi dibattiti e grandi discussioni, e mi fa piacere trovare uno spazio qui a Milano News per parlare di questa opera. Allora, Corso Sempione è uno dei viali più belli della città e uno dei viali più importanti d'Italia. È un grande cannocchiale che va da Piazza Firenze e arriva all'Arco della Pace e si apre su Parco Sempione, il parco più centrale della città. È un viale che per caratteristiche è molto simile agli Champs-Élysées di Parigi. Da sostanzialmente 40 anni è un viale immutato, non ci sono stati fatti nessun tipo di lavoro o opera.
E soprattutto c'è un fenomeno incredibile per una qualsiasi grande città europea, cioè viene consentita la sosta abusiva lungo i parterre alberati. Tutte quelle auto che vediamo parcheggiate tra gli alberi di, via Macma, di Corso Sempione sono tutti abusivi, tutti abusivi. Il Comune di Milano, un gruppo di cittadini riuniti in associazione, il municipio hanno aperto un percorso che dura da tempo. Percorso che dura da tempo, che ha visto la costruzione della zona di sosta regolamentata nel quartiere per tutelare il parcheggio dei residenti, che ha visto la richiesta di finanziamenti europei attraverso i fondi strutturali europei, quindi il PON Metro, e un grande progetto che prevede la realizzazione di due corsie ciclabili bidirezionali che dall'Arco della Pace puntano verso Piazza Firenze e da Piazza Firenze puntano verso l'Arco della Pace. La risistemazione completa dei parterre alberati, la costruzione di nuove aiuole e sosta del verde, la posa di nuove panchine e un ammodernamento di tutti gli elementi di arredo dei controviali. Assieme a questo verranno realizzati lungo la carreggiata due aree di sosta in striscia blu per tutelare sia i residenti che gli avventori. Stiamo parlando di una zona che ha due linee del tram, due fermate della metropolitana Lilla e una fermata del passante ferroviario, quindi una delle aree più servite della città. Alla fine di questi lavori che sono partiti all'inizio, alla fine di marzo, alla fine di questi lavori che accompagneranno tutto l'anno in corso, sono dei lavori molto lunghi perché stiamo parlando Un'ora di con te stessa. un'opera molto complessa, Milano avrà i suoi Champs-Élysées, una rambla che da Arco della Pace arriva a Parco Sempione, fatta di verde, di piste ciclabili e di nuovi elementi di arredo. E crediamo che qualche posto abusivo in meno di auto non possa che fare bene a quello che è la passerella di Milano. Certo, anche perché tra l'altro lo Champs-Élysées in realtà, se non sbaglio, a livello storico si è nominato altre volte, insomma, per quanto riguarda la pianificazione urbana di Milano, c'è cioè Certo. una città che per via delle sue vidriche anche si presterebbe un po' a un aspetto simil parigino in questo senso. Assolutamente. Poi lì ha anche una, diciamo, straordinaria somiglianza dal punto di vista architettonico, cioè un Esatto. grande viale alla fine al posto dell'Arco di Trionfo, cioè l'Arco della Bravo. Pace, un lungo viale alberato. Diciamo, la grande differenza è che Corso Sempione è bidirezionale, mentre invece credo che gli Champs-Élysées siano monodirezionali. Beh, allora, una cosa in aggiunta, Una cosa insomma, in rispetto aggiunta, alle esattamente. Champs-Élysées. Allora, grazie Presidente per averci Grazie. spiegato questi lavori. Adesso però guardiamo insieme la top 5, che ogni Certo. volta cambia, così ci mette alla prova, mette alla prova i nostri ascoltatori per vedere se conosciamo bene la nostra comunità. Il titolo della nostra top 5 di oggi è I luoghi dove i milanesi scappano nel weekend appena esce un raggio di sole. Guardiamo subito la numero 5, abbiamo Morimondo, saliamo alla posizione 4. Vigevano. Numero 3, il podio si apre con Bellagio. Questa me l'aspettavo. Numero 2, Pietra Ligure. E in posizione numero 1, Courmayeur, ma anche meglio conosciuta come Courma. Lei che pensa, No, Presidente? non immaginavo proprio in testa Courmayeur, quello non immaginavo, probabilmente perché vengo dal Gallaratese e diciamo pochi dei miei vicini di casa hanno la casa Courmayeur, però sicuramente sono posti che conosciamo. Pietra Ligure ci sono stato anch'io più volte. Diciamo posti simbolo, mettiamolo così, Assolutamente. che Pietra danno l'idea. Ligure per i milanesi è detta semplicemente Pietra. Giusto, giusto. Che tra l'altro Pietra Ligure è un po' l'incontro perfetto perché dal nord, che siano torinesi, milanesi, in realtà in Esatto, molti sì. si ritrovano, per cui è un po' un emblema del Mi weekend. immaginavo e lo immaginavo molto anche Bellagio. Bellagio, sì, assolutamente. Infatti, diciamo che il podio si è aperto con qualche certezza per quanto mi riguarda. Allora, direi che vista la nostra top 5, speriamo che voi siete d'accordo da casa, possiamo parlare di volontariato insieme, Presidente, poi lasciamo la parola ai nostri comitati.
Allora, diciamo che il volontariato è detto in questo periodo, siamo a più di un anno dall'inizio del primo lockdown, quindi da un momento drammatico della storia della nostra città. E devo dire la verità che se non ci fosse stata la forza, l'azione del volontariato, dei cittadini, che si sono auto-organizzati durante quel periodo attraverso le brigate volontarie di solidarietà, le associazioni e le realtà del terzo settore e di quei centinaia e centinaia di volontari che consegnavano il pasto a casa delle persone che andavano a fare la spesa agli anziani, che trasportavano i generi di prima necessità, ma anche proprio la sapienza organizzativa di alcune strutture di volontariato storiche della nostra città. Pensiamo alla Caritas, piuttosto che le reti parrocchiali, la Fondazione Casa della Carità, nel Municipio 8, Casa Archea, Quarto Giaro, Padre Bettoni, che ha fatto tantissimo per quel periodo. Se non ci fosse stato quel mondo lì, probabilmente davvero Milano e i milanesi più deboli sarebbero implosi, mentre invece c'è stato un momento dove davvero si è riusciti a sostenere tutte queste persone nel momento più difficile. E di questo Milano ne deve essere orgogliosa e deve essere grata a questo mondo che è riuscito davvero a mostrare la faccia migliore della nostra città, proprio portando anche in auge la storia del mutualismo, che è un pezzettino della storia della nostra città. In questo sta alle istituzioni non far cadere questo lavoro straordinario e riuscire a tenere lo stesso livello di collaborazione con il mondo del volontariato, con il terzo settore, con l'associazionismo, anche in momenti fuori dall'emergenza. Sì, E di questo anche sto. perché questo momento buio magari a volte mette un po' in difficoltà, no? Anche la comunicazione stessa, si affrontano Certo. per lo più temi negativi, ma deve fungere anche un po' da posizione, insomma, da risalto anche per quelle che sono state le opere buone, come la Assolutamente. cooperazione, indubbiamente. Sicuramente. Esatto, noi sentiamo tante notizie negative, ci sono stati davvero in questo momento così drammatico tante realtà di appunto, ripeto, volontariato, associazionismo diffuso, cooperazione, che hanno fatto veramente tanto. Tra l'altro anche di tante storie di ragazzi giovani si sono sentite che seppure appunto in difficoltà, pensiamo anche alla difficoltà psicologica del momento senza scuola, sempre a casa, che si mettevano all'opera appunto per aiutare questo. Assolutamente, guarda, proprio riguardo i ragazzi e le ragazze, io vi posso dire che abbiamo visto delle cose straordinarie in quei mesi, cioè persone che portavano volontariamente i computer a casa di chi non ce li aveva, persone che aggiustavano computer, persone che mettevano a disposizione il wifi della propria abitazione per chi non aveva questa possibilità per far seguire le lezioni. Insomma, di tutto questo credo che le istituzioni e la città dovranno andare molto fieri. Assolutamente, tra l'altro ecco, giusto magari per riunirci un po' a quello che è stato il primo tema che abbiamo trattato oggi, nella nostra vecchia edizione, insomma, non ancora rinnovata di Municipio X, avevamo incontrato i ragazzi di PC4U.tech che nel milanese ormai sono stati abbastanza noti proprio per il loro volontariato tecnologico, chiamiamolo così, loro ritirano e riparano computer che poi ridistribuiscono, quindi Fantastico. uno Sì. tra gli esempi, indubbiamente. Allora, la ringrazio Presidente perché vale la pena sempre parlare di momenti positivi che insomma ci permettono di crescere come società, Ok. come cittadini, e però arriva un nuovo momento insomma per conoscere e conoscere meglio il municipio che è quello delle voci del marciapiede. Comitato Villa Aperta ha per lei delle domande, guardiamo il video e poi la lascio Grazie. rispondere. Salve.
Salve, sono Ferrante di Villa Aperta, un'associazione di secondo livello che è presente a Quartogiaro da diversi anni e ci siamo praticamente, siamo una ventina di associazioni che partecipano da diverso tempo sul territorio e che hanno ovviamente delle domande da fare. Una delle domande che vorremmo presentare è quella relativa alla la possibilità di avere un palazzetto dello sport all'interno del quartiere in quell'area che in questo momento sta venendo demolita per della scuola di via Trilussa, che ovviamente potrebbe diventare un'occasione per dare la possibilità ad altri sport di poter essere usufruibili, utilizzati per il nostro quartiere. Questa è una delle richieste che vorremmo assolutamente poter portare avanti, visto che ci sono state date diverse possibilità che questa cosa potesse andare avanti, essere presa in considerazione, volevamo avere delle risposte in merito. L'altra domanda è relativa alla possibilità di creare all'interno della Villa Scheibler, che è una nota villa della nostra zona che viene usata dai cittadini e che è la sede della Casa delle Associazioni, che possa diventare essere l'occasione per poter diventare un centro polifunzionale dove al suo interno venga collocata la biblioteca comunale che c'è in via Otranto, che attualmente è molto piccola e ha spazi molto, molto ristretti, e poi si potrebbe questa farla rientrare in un progetto all'interno di questa villa con altre possibilità e realtà. Grazie, la nostra voce da marciapiede, però la risposta tocca a lei, Presidente. Allora, beh, intanto ringrazio Giorgio, che è una persona molto nota nel Municipio 8, che lavora instancabilmente con l'associazione Villa Aperta, che prima parlavamo di volontariato, ecco, uno degli esempi positivi di volontariato è proprio quello di Villa Aperta. Pone due domande, diciamo una domanda e un suggerimento molto interessante. Parto subito con la prima. Per quanto riguarda l'area della scuola di Via Trilussa, stiamo parlando di una scuola purtroppo che non era più, con una struttura non più utilizzabile, una struttura carica e piena d'amianto. Per fortuna siamo riusciti a trovare i fondi per procedere alla bonifica e all'abbattimento. Adesso si apre una nuova fase e una nuova storia, cioè come utilizzare quell'area. Sicuramente l'idea che sta emergendo in questo periodo, in questi giorni, è un utilizzo sportivo dell'area e quindi la creazione di un centro sportivo polifunzionale che possa accontentare le tante associazioni e le realtà di quartiere. Ecco, credo che possa essere davvero una strada su quell'area, magari in partnership pubblico-privato, però sicuramente ci sarà modo di discuterlo con i cittadini e con i residenti come abbiamo sempre fatto. Però credo davvero che la possibilità di utilizzare l'area della scuola Trilussa per farla diventare il centro sportivo Trilussa, secondo me non è un'ottima idea, assolutamente non è da escludere, secondo me in partnership tra pubblico e privato. Passando invece alla seconda domanda, su quello, la possibilità di spostare in casa delle associazioni, quindi all'interno di Villa Scheibler, la biblioteca di via Otranto, è un'ipotesi molto suggestiva, di cui come Municipio 8 ce ne siamo già occupati. Sicuramente bisogna vedere cosa pensa l'assessorato alla cultura e il sistema bibliotecario milanese. Su quello mi sento assolutamente di avallare la proposta, anche per dare proprio una nuova centralità al quartiere e magari a quel punto riutilizzare gli spazi di via Otranto per altro e concentrare all'interno di Villa Scheibler, dove già oggi si fanno i matrimoni, dove c'è la casa delle associazioni, dove
dove c'è lo spazio del centro studi PIN, anche mettere la biblioteca di quartiere spostandola dalla via Otranto. Oggi direi riste positive per il comitato che sarà felice, insomma, Sì, per il suo assolutamente. riscontro. Sul tema davvero di Via Trilussa, credo che serva anche una partnership pubblico-privato per poter mettere in campo delle idee concrete. Per quanto riguarda invece Villa Scheibler e il trasferimento alla Biblioteca di Via Otranto, chiaramente il primo passaggio è quello di capire se l'area cultura e il sistema bibliotecario milanese sono d'accordo con la Certo. proposta, che per noi è assolutamente valida. La ringrazio, Presidente. Allora, Grazie a voi. è arrivato il momento di salutarci, la ringrazio ancora per aver partecipato, per aver Grazie a voi e a tutta la redazione approfondito. di Milano News. Grazie. E invece noi appunto ci ritroviamo alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.